Ciao a tutti ragazzi, io sono il Poro Michele e bentornati sul mio canale. Oggi affronteremo in modo rapido e preciso il problema del drifting dei Joy-Con e come Nintendo sembra abbia intenzione di arginare questa crisi. Prima di iniziare, mi raccomando, se siete nuovi iscrivetevi al canale e lasciate un like per aiutarmi nella creazione di questi contenuti. Iniziamo! Con Joy-Con Drifting si fa riferimento a un problema che affligge i controller della console ibrida di Nintendo, ovvero i Joy-Con. Le levette analogiche iniziano a registrare degli input di movimento anche quando riportate in posizione neutra, rendendo così impossibile giocare praticamente a qualsiasi titolo su Switch. Statisticamente il problema sembra presentarsi maggiormente sul Joy-Con sinistro, sul quale vengono associati solitamente movimenti del personaggio, ma non è chiaro quale sia il fattore scatenante che porta a questi malfunzionamenti. C'è chi parla di polvere e di essere riuscita a risolvere il problema con una semplice pulizia dei contatti e chi parla invece di connettori danneggiati una volta aperti e smontati i Joy-Con. La parte allarmante della questione è che la frequenza di questi difetti è ben al di sopra di qualche caso isolato. Io stesso ho riscontrato questo problema al mio Joy-Con sinistro, che ormai è inutilizzato da diversi mesi perché l'ho sostituito con l'Ori di Pad. Facendo una rapida ricerca su internet potrete facilmente rendervi conto di come l'utenza Nintendo abbia riconosciuto il problema del drifting, anche perché le segnalazioni sono tantissime. Ma ancora più allarmante è la gestione dell'assistenza clienti da parte di Nintendo. Molti utenti infatti riportano di aver dovuto pagare gli interventi di assistenza ben $40, quando il prezzo di listino di un singolo Joy-Con arriva a 50. Inoltre, alcuni utenti americani segnalano di aver dovuto pagare il secondo intervento di assistenza dopo che il primo non era andato a buon fine. Visto che grossi siti come Kotaku, Vice e The Verge hanno iniziato a raccogliere le segnalazioni e fare pressioni a Nintendo, era solo questione di tempo prima che iniziassero a spuntare le prime class action. Proprio venerdì scorso lo studio CSKND ha iniziato ad aprire una raccolta firme per fare una gigantesca azione legale contro la casa di Kyoto. E questo, oltre ad aver generato un casino gigantesco su internet, ha portato a una doppia risposta da parte della grande N. Abbiamo un comunicato ufficiale inviato a tutte le maggiori testate, generico e delusivo, che sembra sì riconoscere le segnalazioni degli utenti, ma non si sbilancia in merito alla questione. Più o meno recita così: siamo consapevoli delle recenti segnalazioni sui malfunzionamenti di alcuni controller Joy-Con. Vogliamo che i nostri clienti si divertano con la Nintendo Switch e se qualcosa fa sì che ciò non accada, vi invitiamo a visitare support.nintendo.com in modo da dargli assistenza. Ben più interessante sembra il contenuto di un documento arrivato alla redazione di The Verge, che ne ha diffuso il testo in modo anonimo per tutelare la sua fonte. Sostanzialmente, in quelle che dovrebbero essere le nuove linee guida dettate dall'azienda per quanto riguarda l'assistenza clienti, tutti i reclami inerenti al Joy-Con Drifting dovranno essere presi in carico gratuitamente. Inoltre, la Nintendo non richiederebbe più la prova di acquisto dei Joy-Con per validarne la garanzia. Questo significa che una volta accertato il malfunzionamento, Nintendo sarebbe disposta a sostituire qualsiasi controller in modo gratuito, indipendentemente che siano ancora in garanzia o meno. Inoltre, i clienti potrebbero chiedere il rimborso per delle pratiche di assistenza avvenute in passato. Per chiudere in bellezza, nel documento sarebbero indicate anche due risposte standard da dare qualora venissero tirati in ballo due argomenti specifici. Il primo è se lo stesso problema si presenterà anche sulla Lite, e la risposta da dare sarà: ci aspettiamo che il nostro hardware funzioni come progettato. E il secondo argomento tabù è quello della class action, che se tirato fuori, i dipendenti Nintendo dovranno semplicemente rispondere: non abbiamo nulla da dichiarare a riguardo. Insomma, se questo documento si rivelasse vero, ci troveremo di fronte a una svolta importante per Nintendo, che silenziosamente starebbe ammettendo di aver immesso sul mercato un prodotto fallato. E il cambio repentino di politica per quanto riguarda l'assistenza ai clienti sarebbe una sorta di battuta in ritirata per evitare danni ben maggiori provocati da ricorsi legali. E tutto questo a me ricorda terribilmente i primi modelli di Xbox 360 afflitti dall'infausto Red Ring of Death. Certo, là la situazione era diversa perché il difetto riguardava proprio la console stessa. Ma vi sfido io a dire che i Joy-Con non siano in un certo senso un elemento fondamentale della console e il loro malfunzionamento non pregiudichi l'esperienza della Nintendo Switch. Sarà interessante vedere come Nintendo deciderà effettivamente di affrontare questo problema e, in attesa di ulteriori sviluppi, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete riscontrato questi problemi e se avete avuto delle esperienze dirette con l'assistenza clienti. Io sono il Poro Michele, a tutto drifting, ciao! We'll be right back.